Il Paradiso, puntata 3103, la Contessa Sant'Erasmo ama Marcello, ritorna Marco. I colpi di scena sono sempre numerosi nella soap opera Il Paradiso delle Signore e uno riguarderà Marco di Sant'Erasmo, Moisè Curia. Dagli spoiler della puntata in onda il 31 marzo 2023 si evince che il giornalista rimetterà piede nel capoluogo lombardo e senza alcun preavviso. Il ragazzo tornerà in scena non appena Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, sarà pronta a lasciarsi alle spalle la loro passata storia d'amore. La contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Vanessa Gravina, invece, a cuore aperto, farà capire a Matilde Frigerio, Chiara Baschetti, di amare Marcello Barbieri, Pietro Mosotti. Nella 135esima puntata che occuperà Rai 1 venerdì 31 marzo, Ezio, Massimo Poggio, e Veronica, Valentina Bartolo, daranno una possibilità a Roberto, lo inviteranno a cena per approfondire la sua conoscenza. Nel frattempo Adelaide accoglierà la proposta di Tancredi, Flavio Parenti, di fare pace con lui e sua moglie. La contessa di Sant'Erasmo si confiderà subito con Matilde, dicendole di provare qualcosa di forte nei confronti di Marcello. Intanto Elvira, Clara Danese, sarà disposta a fare pace con Salvatore, Emanuele Caserio. Ma solo se le darà una mano a superare l'esame pratico per la patente di guida. Il direttore Vittorio, Alessandro Tersigni, si complimenterà con Maria, Chiara Russo, e Francesco, Cristian e Roberto, per il lavoro svolto insieme in atelier. A proposito della giovane ricamatrice, scoprirà il segreto che Vito Lamantia, Elia Tedesco, le ha nascosto sul suo passato e il tutto avverrà quando il ragazzo sarà in procinto di essere sincero con lei. Proprio nell'istante in cui Gemma sarà determinata a convolare a nozze con Landi. A Milano tornerà a sorpresa il suo ex fidanzato Marco e senza avere al suo fianco Stefania, Grace Ambrose. Nell'episodio precedente del 30 marzo, Veronica non è contenta del fatto che sua figlia Gemma annunci di voler diventare la moglie di Roberto. Maria si mette al lavoro per il rilancio dei suoi abiti nuziali e può contare sull'aiuto di Francesco. Gloria fa il suo ultimo ingresso al lussuoso negozio di Milano in vista della sua imminente partenza. Tancredi, Flavio Parenti, invita Adelaide a porre fine all'ostilità. Ludovica si ingelosisce per il riavvicinamento tra Marcello e la contessa di Sant'Erasmo. Stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să stau.